Le cose verissime. Le cose verissime. Ciao, cose verissime. Ciao. Ciao. Eccomi ritornato sul mio canale YouTube. So che nei commenti ai miei video qualcuno si è permesso di rinfacciarmi qualche piccolo insuccesso del mio percorso di navigatore dell'Arcano. Come quella volta che pensavo di aver intravisto dietro la tenda del motel Villa Enrica di Garlasco un cavaliere medievale che brandiva la spada di Excalibur e invece si trattava di una suora con lo strapon che si inculava un asino. No, o la pelle d'asino. Anche noi. Da quella volta il don non mi fa più suonare la diamonica nel coro dell'oratorio. Non attaccare a rompere i coglioni, Priscilla! Dovresti ringraziarmi per averti aperto gli occhi sulle menzogne millenarie della Chiesa, che si ostina a negare l'esistenza di esseri soprannaturali certificati, come la fattina dei denti o lo gnomo merdolino che caga nelle sneaker. Guarda che sono i tuoi compagni di classe che ti mettono la merda di cane nelle scarpe durante l'ora di ginnastica. È un atto di bullismo! Dovresti denunciarli. Tanti cazzi tuoi! Demente! Devo parlare di mistero extraterrestre. Sì. Infatti, qualche giorno fa ho scoperto per puro caso che i miei vicini di casa, il signore e la signora Ambrogetti Cazzullo, sono dei feroci rettiliani alieni che si nascondono sotto sembianze umane. Certo. Ho la pelle d'oca. A me sembrano due bravi cristi. Col cazzo! Basta osservare con attenzione il loro impeccabile prato all'inglese per notare almeno una dozzina di piccoli montarozzi di terra smossa, sicuramente usata per ricoprire le buche in cui gettano le ossa dei cristiani di cui si cibano, succhiandogli il midollo con le loro fauci da mantide. Ma cosa c'entra la mantide coi rettili, che è un insetto? È arrivato Focus Bimbi di sto cazzo! Esiste la zanzara tigre! Allora esisterà anche il serpente mantide, no? Fatti i cazzi tuoi! E riprendimi in piano americano che devo descrivere la mia attrezzatura da cacciatore di alieni. Ok. E quale sarebbe questa attrezzatura? Ma figa! Ma sei cieca! Non vedi che indosso un caschetto antinfortunistico con sopra la mia bajur collegata con una tripla prolunga alla presa del mio comodino? Me ne servirò per introdurmi furtivamente nella proprietà degli Ambrogetti Cazzullo e scavare nel loro giardino. Ma non potevi portarti una torcia? Taci! Cazzo, taci! Rompi i coglioni! Le torce a batterie fanno venire l'alopecia! Non hai mai letto il trattato di Gigi Pierone dal titolo Infilare il pene in un aspirapolvere acceso 50 pro e contro? No. Perché sei un ignorante di merda. Ecco, e comunque avevo speso tutto il budget per il contenuto di questa pesante borsa a tracolla. Che sarebbe? Figa, ma è ovvio, il mio traduttore simultaneo rettiliano italiano, italiano rettiliano. Giusto. Osserva, bifolca. Oh cacchio, ma è un serpente! Non è un cazzo di serpente! È un pitone traduttore. Si chiama Egisto. Ho dovuto cedere tutte le mie figu dei Pokémon per barattarlo con il commesso dell'acquario barra rettilario Gavazza e figli di Cantù. Sarà lui che mi aiuterà a stabilire il primo contatto con un essere rettiliano. Ho la pelle d'oca. Anche noi, mamma. Guarda che Egisto ti sta salendo sulla testa. Taci, cretina! Che non sento cosa dice Egisto. Che ha detto? E che cazzo ne so! Se sapevo il rettiliano mica compravo un interprete, no? Adesso, riprendimi mentre penetro nel giardino dei vicini e scavo a mani nude nella terra smossa di fresco. Ma stiamo attenti! La violazione di proprietà privata è un reato! Uè! Low and order dei miei coglioni! Non farmi la lezioncina e avvicinati! Sento qualcosa sotto le zolle umide! Oh! Oh!
Oh cazzo, sì! Cos'è? Lo sento! Deve essere una rotula umana! Ma... Le rocca! Adesso la tiro fuori! Eccola! Guarda! Guarda Priscilla Campo! A me non sembra una rotula. Infatti non lo è! Cosa? Un uovo alieno! Figa, che emozione! Ho scoperto il loro nido! Sono un fottuto Man in Black! Sì, ma non urlare! Potrebbero sentirci! Ma va! I rettiliani non percepiscono le frequenze sopra i 4000! Ehi, figlio di puttana grasso! Che cazzo ci fai con i miei bulbi? Vai, pitone egisto, interagisci! Di al rettiliano che ho scovato il suo nido e lo distruggerò per salvare l'umanità! Sì! Pezzo di merda! Stai lontano dai miei tulipani, capito? Ti rompo il culo! Teresa, chiamo al 112! Oh oh, qui si mette male! Tranquilla Priscilla, adesso ci pensa Egisto! Egisto! Egisto lo stringere! Così! No, Egisto così lo stringere, però Egisto! Oh no! Il pitone sta cercando di ingoiarti! Io me la batto! E ci sta anche riuscendo, figa! Fai qualcosa, Priscilla! Priscilla! Dimmi almeno da che parte è il buco del culo! Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete la prossima puntata in cui spiegherò come per castrare un toro con i denti è più prudente aspettare che sia morto. La 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 la. Le cose verissime.